Benvenuti, benvenuti a Media Money, il programma televisivo che ogni settimana vi porta nel mondo dei media, del marketing, per raccontarvi i segreti del business della comunicazione. Il nostro sommario, Filmaster Production, 40 anni senza sbagliare un ciak. Fondata nel 1976, in questi 40 anni è diventata una casa di produzione riferimento nazionale ed internazionale nel mondo della pubblicità, con alcuni spot che sono entrati nella storia. Ne parliamo tra poco con i protagonisti. Attenzione, perché poi siamo andati a vivere dal vivo questo evento realizzato da McDonald's. 24 città, 24 eventi per 24 ore in Italia, oltre 20.000 persone hanno aderito all'iniziativa, una grande e festosa colazione collettiva in pigiama. Noi c'eravamo, ve lo raccontiamo tra poco, e per la prima volta la zanzara di Cruciani e di Parenzo, quindi parliamo di radio, è stata battuta negli ascolti da Benvenuti nella giungla dello strano trio Paragone, Maionchi e Ilenia. Abbiamo fatto irruzione durante la loro diretta, tra poco scopriremo i loro segreti. Allora, vi presento gli ospiti della nostra puntata, iniziando dalla mia sinistra. Ho il piacere di avere Lorenzo Cefis, che è Executive Producer e CEO di Filmaster Production. Ben arrivato, Lorenzo. Grazie mille. E ho il piacere di ospitare anche Federico Brugia, regista in esclusiva mondiale per Filmaster Production. Ben arrivato. Ben trovato. Allora, dunque, una storia di 40 anni, un'azienda che, lo dicevamo poco fa prima di iniziare la diretta, è riuscita a rimanere sul mercato come big player anche per la sua straordinaria capacità di adattarsi negli anni ai cambiamenti. Sì, il valore di Filmaster indubbiamente è nella storia, nel saper produrre probabilmente meglio di chiunque altro per riuscire a rimanere 40 anni, nell'innovazione e nell'adattarsi a quello che è il mercato in evoluzione e quindi oggi i nuovi media, i contenuti, eccetera, eccetera, ma soprattutto nel trovare i talenti giusti e cercare di tenerli con sé. Federico è chiaramente un esempio. Ecco, qual è il peso di sentirsi regista in esclusiva mondiale per Filmaster? Tu hai una lunga carriera, ti sei formato al DAMS, corretto? Mi sono formato al DAMS, cosa che consiglio tuttora ancora. Assolutamente, è una scuola, un fiore all'occhiello dell'Italia. Assolutamente, assolutamente. No, beh, non è un peso, voglio dire, è un'opportunità, nel senso che oggi... dico un peso di responsabilità. È un peso di responsabilità forte, ma è l'opportunità proprio di... oggi la figura del regista non può essere né italiana e tantomeno quella del regista pubblicitario, come si diceva una volta. I mercati cambiano, i mercati si estendono, diventano globali, ma soprattutto la figura del regista trova in una casa di produzione come Filmaster il partner ideale per poter verificare anche territori nuovi, il web, i corti, qualsiasi cosa che abbia a che fare con la messa in scena di una comunicazione prestabilita, che in qualche modo è il cuore, l'essenza del mio mestiere. Quindi Filmaster, che appunto si occupa di comunicazione a 360 gradi, è un partner ideale in questo senso. Assolutamente. Vogliamo dare qualche numero, Lorenzo, di quella che è una grande realtà, perché quando diciamo Filmaster intendiamo tante aziende, in questo caso però noi ci concentriamo su Filmaster Production. Ci dai qualche numero così i nostri telespettatori si fanno un'idea? Dunque, se vogliamo parlare di, in termini di fatturato, il gruppo Filmaster oggi è intorno agli 80 milioni di euro su un consolidato fatto dalle varie società componenti, Filmaster. Cioè. Se parliamo della casa di produzione in Italia, oggi il range va tra i 20, 21, 22 milioni di fatturato negli ultimi 3 anni, diciamo. Certo. Tenuto conto che è un mercato in forte contrazione, il risultato è più che positivo, perché noi siamo riusciti a non diminuire il nostro fatturato e cercando di mantenere una marginalità che consenta a una struttura come la nostra, che annovera parecchie persone all'interno del proprio organico, tra Milano, Roma, più sedi, riusciamo comunque a portare a termine quella che è la nostra missione, che è quella di fare ricerca, quindi di investire anche e non solo di produrre per conto di terzi. Quindi lavoriamo anche in un'ottica di investimento. Federico produce delle cose attingendo a quelle che sono le risorse interne e alla ricerca di Filmaster. Certo. E questo è, credo, il valore aggiunto di una struttura come la nostra rispetto a... ci sono degli produttori straordinari, ma che come One Man Band certe cose oggi non riescono ad offrire. Lorenzo, tu hai usato un'espressione forte, cioè hai detto di forte contrazione. La scorsa settimana su quella sedia era seduto il rappresentante di Nielsen, che ci ha dato dei dati non particolarmente confortanti sull'inizio di quest'anno.
la sensazione qual è? Cioè che questo 2015 sarà ancora fortemente in salita? È anche un anno dispari, di solito nella pubblicità l'anno dispari è un anno un po' sfortunato. È anche vero che c'è... No, gli anni dispari perché non ci sono grandi eventi. Quest'anno il grande evento c'è Expo, poi arriva il Giubileo, eccetera. Sono elementi che potrebbero dare una scossa? Dunque, per noi sono stati... abbiamo partecipato a... abbiamo fatto... Federico ha prodotto un film per Expo, abbiamo con i cugini di eventi delle importanti operazioni grazie ad Expo, ma Expo diciamo è abbastanza marginale in realtà per noi, non è stato significativo. Beh, io sono ambassador di Expo, tu sei, perdonami, devo dirlo, c'è qualcosa di significativo. Devo difendere la mia causa. Chiedo scusa. Con grande onore, con grande rispettabilità. E il mercato è in forte contrazione e i numeri che hanno dato sicuramente lo testimoniano. Il 2015 però, devo dire, leggendo il nostro progress e i progetti che ci sono caduti sul tavolo, invece sembra avere un po' di progettualità in più. Un po' più di progettualità, perché sì. Poi alla fine... Non di budget, No. Di progettualità. No, almeno uno dice, guardo al 2015, guardo al 2016. Qui voglio invece cercare di capire come si coniuga il fatto di essere usciti, e stiamo ancora vivendo una fase di crisi, col fatto che però la creatività non va in crisi, non può andare in crisi, anzi forse più sono le difficoltà e maggiore è l'ingegno. Ma la creatività non è basata sui budget, come di base non lo è un buon film, un buon cinema, eccetera, non gli interessa. No, ma non è che a me non interessano i budget, anzi io mi trovo poi nel problema a volte di dover far quadrare un'esecuzione che magari necessita un certo impegno anche produttivo con dei budget che evidentemente non si ottengono. Quindi un problema che io ho è come. Però vedo che sempre di più ci si sta spostando su creatività più intelligenti, più basate sul potenziale creativo e meno sulla spettacolarità tout court, che è un tipico elemento che negli anni 80 e negli anni 90 la pubblicità, in special modo quella italiana, ha vissuto, e l'ha vissuta forse anche come un problema legato alla mancanza di creatività. Dal mio punto di vista, sono il regista e non il produttore, quindi questo è il mio ruolo, almeno in questo momento, è una contrazione dei budget solitamente, anche se magari un po' in ritardo, corrisponde in qualche modo a un accrescimento di creatività. Finalmente i clienti stessi capiscono che è inutile pensare a Hollywood se abbiamo i soldi per fare, capito? E quindi ci si concentra maggiormente sulle idee, sui contenuti, il che per un regista è evidentemente quasi più sano in qualche modo. Ecco, a proposito di idee, vi interrompo perché voglio parlare di McDonald's, quando un'idea la vince poi su quelli che sono anche i budget. È un'idea che si è sviluppata a macchia d'olio in tutto il mondo, molti ne sono venuti a conoscenza proprio attraverso l'utilizzo dei vari social network, da Facebook a Twitter, in poche ore, in 24 paesi al mondo, in 24 ore, 24 eventi, sono diventati tra i trend topic dei principali social network nel mondo. Stiamo parlando di McDonald's, che proprio in Italia ha deciso di realizzare un po' su tutto il territorio un attacco di marketing, un attacco di comunicazione realizzato come ce lo racconta il nostro Cosimo Vestito. Vai! Voi ci mettete il pigiama, noi la colazione. Da cosa è nata questa iniziativa di marketing? Fondamentalmente l'idea è di regalare un po' un sogno per una volta e per una mattina diversa alle persone, perché tutti desiderano un po' di stare tutto il giorno in pigiama, non vestirsi e magari farsi un po' coccolare a colazione. Questa iniziativa è partita dalla sede italiana proprio perché noi volevamo promuovere questo momento, ma è vero che fa parte di un'iniziativa più grande, perché in 24 paesi al mondo McDonald's regalerà alle persone 24 attività diverse. Divertente, all'inizio ero un po' imbarazzata, però poi ho detto perché no. Avete comprato un pigiama per l'occasione oppure... I miei erano inguardabili, quindi... Credo che l'investimento maggiore saranno proprio le colazioni che offriremo, e noi ci auguriamo di spendere tantissimo, perché vorrà dire che avremo raccolto un sacco di persone in tutte le città italiane e quindi saremo i primi ad essere felici di aver investito molto in questa attività.
l'iniziativa mi sembra veramente che è fantastica, cioè, non immaginavo così tante persone, un successone, poi magari vanno a scuola in pigiama invece della colazione gli regalano un otto, sono contenti anche. Non ci siamo affidati ai mezzi canonici, ma abbiamo proprio voluto utilizzare i social, anche insomma degli influencer, blogger, youtuber se ne hanno parlato proprio conoscendo l'iniziativa in rete, soprattutto molto il passaparola, quindi un po' la guerriglia, il passaparola, l'aggregazione nelle università e quant'altro, un po' lo spirito che volevamo dare a questa iniziativa, un po' di aggregarsi intorno a un evento di gioia, di divertimento e così, il più spontaneo possibile insomma. Abbiamo saputo dell'iniziativa da Facebook, abbiamo visto l'evento e ci sembrava una cosa divertente o comunque diversa. Tutti vengono, le ragazze col pigiama coccoloso, gli orsetti, gli unicorni, i ragazzi pantaloncini. Io sono andato a casa del nonno e ho detto: dai nonno, tirami fuori una chicca. Vestaglia, pantofolina da viaggio, a posto. E dopo essersi svegliato alle 6, dopo aver affrontato un'orda di studenti affamati, anche il vostro inviato in pigiama finalmente è riuscito ad ordinare la sua meritata colazione. Beh, insomma, abbiamo beccato anche il Kumenda, l'avete visto, con il suo bel... sembrava quasi una divisa da interisti. Lorenzo, voi in qualche modo... su questo c'eravate, ci abbiamo partecipato, ci avete partecipato, sì. Che cosa ne nascerà da questo evento di McDonald's? Contenuti da distribuire in rete, quindi qualcosa di virale. Esatto, anche perché mi dicevate poco fa che nella vostra struttura avete una parte esattamente dedicata per la produzione di un certo tipo di comunicazione commerciale moderna 3.0, quindi al di là di quello che è lo spot tradizionale. 3 anni fa è nata una unit interna che si chiama Filmini, portata avanti da 3 persone estremamente valide, assolutamente interscambiabili, che ha la mission di lavorare su tutti quelli che sono i contenuti video non tradizionali, ovvero che non vanno sulla borderline, quindi in televisione principalmente, ma che vengono utilizzati su media differenti, su piattaforme differenti e che hanno quindi bisogno di un altro modo di produrre, un po' più dinamico, più snello, che non segue determinate regole della filiera produttiva a cui noi liturgicamente ci pieghiamo, ma che ti danno un modo di esprimerti un pochino più libero. Saranno mini, ma non significa però, per esempio, che Federico non possa, per esempio, no, realizzare qualcosa. Federico è uno dei fan di questo modo di produrre. Io lavoro molto più volentieri con Filmini che con lui. No, allora, il punto è, come dicevo, da una parte la figura del regista, quindi in questo modo si estende anche ad altre cose, no? Ma poi lo stesso 30 secondi classico, no? Così come lo abbiamo sempre inteso, sta diventando un po' un'altra cosa, ovvero sta diventando tante cose. Da una parte, perché ancora ci sono a volte budget, voglio dire, colossali, vedevo prima nel servizio, si è aperto con il film Calzedonia, mi sembra che fosse, sì, che è un film obiettivamente spettacolare e grande. Succede a volte che quando, come prima dicevo, la creatività è estremamente efficace, impattante e non c'è bisogno di una spettacolarizzazione forte, ma magari per esempio c'è bisogno di un casting estremamente ben fatto o di una serie di location molto interessanti. Un esempio straordinario di Filmini. Sì, esatto. Abbiamo scelto anche delle immagini che sono... ma questo è un prodotto di Filmini. E allora succede che si va un pochino di più verso quello che io chiamo il cinema inteso come, voi come potete immaginare, noi ci portiamo dietro a volte un carrozzone, no? Di mezzi, di persone, facciamo per 30 secondi quello che nel cinema si fa in 3 settimane, fra movimenti di macchina, perché è tutto concentrato, cose, eccetera, eccetera. E questo presuppone, sì, anche una serie di un dispendio di mezzi tale da, insomma. Filmini è una struttura che segue la creatività, come dire, che non ha a che fare con questa grandiosità, la creatività che... La produzione è... Che in funzione dell'idea. La produzione in funzione dell'idea, dove non ci si non dà ci il sono lusso orpelli. Di, sì, non ci sono orpelli, ma insomma, se un film è basato è tutto dedicato. Beh, immagino che per un regista sia forse la vera sfida. Assolutamente. Mi verrebbe da dire, facile fare un film con dei mezzi infiniti. Ma è dove la produzione può dare realmente un valore aggiunto. Esattamente.
Esattamente dove i film che state vedendo, i film che state vedendo, questo è un ottimo esempio che è stato strutturato in maniera, se non ricordo se lo aveva prodotto Filmini o Filmaster, che sempre noi siamo, siete voglio pure, dire, esatto, quindi, esatto. No, ma se era, però era un film, il film che stavate vedendo prima, che era un film, immagino di non poter fare i nomi della pubblicità, ma, vabbè, sì, ma non che c'è era problema. Un film per una famosa automobile tedesca con cinque cerchi sul Quattro cerchi. Per portare il pubblico fuori strada. Se no diventa la macchina delle Olimpiadi. È un film grandiosissimo, ma basato su un'idea, cioè il fatto di far vedere delle strade impervie, dei territori dove non ci si aspetta di poter guidare, soprattutto se questi territori dovrebbero essere italiani, e italiani non sembrano. Si contraddice, no? I luoghi comuni della cartolina italiana, delle stradine, delle cose, delle vulcani, cose, eccetera, eccetera. Ecco, questo film è il tipico esempio di una cosa che dici: ma io non lo posso produrre in tre giorni con tutta la gente, i movimenti di macchina, perché lo sacrifico. L'idea è produrlo in due settimane, andando veramente in questi posti e andandoci io, un direttore della fotografia e una persona responsabile dell'agenzia per il cliente. E quindi insomma ci muovevamo per un film con un'agilità pazzesca, con un furgone, certo, con, certo. Ecco, questo è Filmini, questo è produrre in una maniera 3.0, come 3.0. Allora mi devo fermare per una brevissima pausa, prima parlavamo dei famosi 30 secondi. Non cambiate canale, perché tra poco vi faremo vedere lo spot della settimana, a nostro giudizio, a giudizio della redazione di Media e Money. Arriva direttamente dagli Stati Uniti con protagonista, ve lo dico dopo, a tra poco.